Le trasmissioni televisive vengono realizzate all'interno di studi che si compongono di molteplici elementi e richiedono la presenza di molte maestranze. Ci troviamo all'interno del grande complesso produttivo Mediaset di Cologno Monzese e andiamo a vedere come funziona tutto questo. Ogni programma televisivo non può fare a meno di avere una scenografia, sia essa reale o virtuale. La scenografia reale può essere molto semplice, come ad esempio avere un pannello o un telo come sfondo, oppure molto ricca di elementi architettonici, di arredi e di multischermi, anche di grandi dimensioni. La scenografia virtuale si basa su un trucco elettronico chiamato chroma key. Gli artisti in scena hanno alle loro spalle una parete di colore blu o verde. Su questi due colori vengono inserite elettronicamente delle immagini di grafica oppure riprese reali che trasportano la scenografia del programma al di fuori delle mura dello studio televisivo. Di fondamentale importanza per l'ottima riuscita del prodotto televisivo è l'illuminazione. Questa si ottiene mediante proiettori fissi o motorizzati con una luce bianca o colorata. Il direttore della fotografia, con la sua squadra di assistenti, riesce a creare la giusta atmosfera per il prodotto televisivo stesso. Tutto quello che avviene in studio viene ripreso dalle telecamere, un po' più sofisticate di quelle che noi normalmente usiamo per il nostro tempo libero. Queste possono essere fisse, montate su cavalletto, oppure mobili, montate su bracci telescopici o su carrelli su binario per dare immagini in movimento, oppure ancora portate a spalla per particolari inquadrature ravvicinate. Questo è un corpetto Steadicam che permette di ottenere immagini ravvicinate ed in movimento perfettamente fluide grazie al braccio comandato dall'operatore. La regia video è il luogo più importante dello studio. Qui il regista ha a disposizione tutte le inquadrature che gli permetteranno di confezionare il prodotto. Al comando della troupe impartisce le disposizioni e, seguendo la scaletta preparata con gli autori e con il produttore, decide il ritmo e i contenuti del prodotto stesso. Altrettanto importante per l'esito finale del nostro programma televisivo è la ripresa audio. Un mixer molto sofisticato controlla e gestisce tutte le fonti sonore all'interno dello studio, dai microfoni alle basi musicali, dai contenuti audio dei filmati video ai collegamenti via satellite, fino ad arrivare alla gestione di un'intera orchestra musicale. Il tecnico audio, in collaborazione con il regista, contribuirà quindi a creare la colonna sonora del nostro programma. Non tutti i programmi sono in diretta, alcuni sono registrati e assemblati successivamente. In questo caso le riprese in studio vengono registrate su nastri video o file. Dopodiché si passa alla fase di montaggio. Qui, mediante software dedicati, si effettua un vero e proprio taglia e cuci, dove vengono mantenute le scene migliori e eliminate quelle superflue. Nello stesso tempo è possibile inserire effetti musicali, doppiaggi, effetti visivi per realizzare il prodotto pronto per la messa in onda. Bene ragazzi, lo studio, i tecnici e gli artisti sono pronti per il programma. Attraverso i punti digitali posti su questa torre, il segnale sta per essere trasmesso e portato direttamente nelle vostre case.